Gli ecovillaggi sono differenti tutti gli uni dagli altri perché la differenza viene data dalle persone che li compongono. Ci possono essere ecovillaggi che si adoperano molto di più sulla parte ecologica, alcuni che si adoperano molto di più sulla parte di crescita personale o spirituale, altri che lavorano molto di più sulla parte educativa. Quindi ogni ecovillaggio ha la sua peculiarità, come funziona il suo interno, quali sono gli accordi presi fra le persone che ci vivono, quali sono le modalità anche di superare le difficoltà che si creano sempre all'interno di un ecovillaggio, così come di un qualsiasi gruppo. E quindi abbiamo bisogno di avere delle metodologie sia decisionali sia di trasformazione del conflitto che ci permettano di superare questi impasse, e ogni ecovillaggio trova il suo modo, per cui veramente ogni ecovillaggio è una realtà a sé stante e ogni volta che noi creiamo un progetto sarà una realtà a sé stante. La rete degli ecovillaggi ha diversi strati. Partiamo dall'ecovillaggio, quale fonte locale e attiva, per poi arrivare alla rete nazionale degli ecovillaggi, per poi arrivare alla rete, per esempio, europea, che è il Global Ecovillage Network Europe, di cui io sono la direttrice generale. Abbiamo anche GenAfrica, CASA, che rappresenta l'America Latina, Genna, che rappresenta l'America del Nord e il Canada, e Genoa, che è Oceania e Asia. Gen, come ombrello, è l'organizzazione che in qualche modo racchiude tutte le reti continentali, nazionali e gli ecovillaggi, e cerca di racchiudere in una sola parte, diciamo, il messaggio che gli ecovillaggi portano. Gen Europa lavora in maniera sociocratica, quindi abbiamo dei gruppi di lavoro, abbiamo il gruppo di advocacy, quindi relazioni con governi, istituzioni, le Nazioni Unite, abbiamo il gruppo di governance che quindi lavora sulla presa di decisione, abbiamo un gruppo progetti che lavora su tutti i progetti internazionali di Erasmus Plus, di Horizon 2020 e altri tipi di progetti che riuniscono le varie reti nazionali in dei progetti educativi per giovani o per adulti, di diverso tipo, dalla sociocrazia a conoscere come funziona un ecovillaggio, ad attività di artigianato per i ragazzi che possano apprendere e diventare imprenditori di progetti sostenibili nel futuro. Abbiamo il volontariato europeo, abbiamo il gruppo comunicazione, che ovviamente lavora su tutte le parti di comunicazione con le varie reti nazionali. Abbiamo il gruppo dei Commons, che è un gruppo che lavora per trovare le risorse comuni, quindi stiamo lavorando soprattutto per fare in modo che le terre abbandonate di diversi paesi europei in questo caso possano essere in qualche modo messe a disposizione di iniziative quali quella degli ecovillaggi. Portiamo dei progetti e dei tipi di economia alternativa, differente, dove non solo si paga con il denaro, ma si paga proprio con lo scambio di lavoro, con lo scambio di competenze, con lo scambio di tempo, con monete alternative. Cerchiamo che tutte le nostre azioni vadano a sostegno della Terra, che è il pianeta che ci ospita e senza il quale, senza le cui risorse, non saremo qui, e ci aiuta quindi a lavorare sia a livello di agricoltura, produrre prodotti sia da mangiare che da utilizzare, che siano ecologici e rispettino la Terra, ma anche nella ristrutturazione, per esempio, di case, nella costruzione di compost toilet o servizi che sono quelli che noi utilizziamo tutti i giorni, ma che non siano più invasivi del pianeta, ma siano piuttosto a sostegno e a recupero dell'ambiente. Credo che la facilitazione sia invece quello sguardo dall'alto, quella capacità di osservare il processo e seguirlo senza spingere le persone né da un lato né dall'altro, e quindi possa essere veramente un accompagnamento ai gruppi. Mi piacerebbe raccontare sulla facilitazione, soprattutto invitare persone o gruppi che lavorino insieme a visitare il sito di Gen Europa, ma nello specifico il sito del CLIPS, che si trova all'interno di Gen Europa, è un progetto. È un manuale scritto da persone che hanno vissuto negli ecovillaggi, che spiegano quali sono le difficoltà che un gruppo può incontrare, ma soprattutto quali sono i passi da seguire per potersi mantenere in vita.
Credo che la vita e l'esperienza che si vive all'interno di un ecovillaggio racchiuda veramente il succo di tutte le esperienze che si possono vivere e racchiudere all'interno di tanti gruppi diversi. Per cui inviterei veramente tutti a leggerlo per capire davvero che cosa dobbiamo mettere in gioco e come dobbiamo metterci in gioco quando vogliamo lavorare in gruppo, quando vogliamo sviluppare un progetto insieme, come mettere da parte il nostro io grande e farlo diventare un io più piccolino per poter stare all'interno di un noi. L'Italia che cambia siamo noi che abbiamo voglia di metterci in gioco, siamo noi che abbiamo deciso di prenderci in mano la nostra vita, il nostro potere personale per creare qualcosa che noi abbiamo voglia di vivere insieme agli altri. Sento che l'Italia che cambia sono tutte quelle persone che non perdono la speranza e continuano a sognare in grande e a sognare insieme. Quest'Italia che cambia non puoi fermarla.